e siamo attualmente a circa 100.000 persone presenti nel nostro sistema di accoglienza, il costo medio per tutti i servizi che non diamo ovviamente, cioè vuol dire inutile, quanto? Sono tra i 30 e i 35 euro a persona. E quindi quanto poi si deve basta fare la moltiplicazione, quindi siamo intorno a un miliardo. E questo rimarrà così, nella legge di stabilità non ci saranno. Siamo, siamo intorno al miliardo. Però dopo lei non aggiunge tutti i costi indiretti. Faccio un esempio, in Friuli-Venezia Giulia stanno facendo tutti gli screening sanitari a carico totalmente del sistema sanitario. Hanno fatto un calcolo interessante, lo scorso anno stimano tra costi diretti e indiretti i costi dell'accoglienza in 3 miliardi di euro. Che è un costo enorme, considerando anche la crisi economica che stanno vivendo. Ripeto, allora, accoglienza principalmente di persone clandestine. I primi che fanno domanda sono i nigeriani che non scappano da guerra, non i nigeriani di Boko Haram, quelle leggende che vengono dette, sono i nigeriani del sud, un'immigrazione di carattere economico, e sono i primi che hanno fatto, come numero sono i primi che fanno domande come richiedenti asilo. In Italia ovviamente mi auguro vengano respinte. I secondi vengono da paesi che non sono sotto la guerra. È un'immigrazione, l'Italia, sto parlando dell'Italia, o un'immigrazione di carattere economico. Quindi o qualcuno pensa che la soluzione sia importare tutta la povertà del mondo in Italia, e penso che quello sia il vero populismo, oppure evidentemente bisogna arginare e dire chi scappa da una guerra deve essere salvato, chi fa un'immigrazione clandestina non può entrare e soprattutto rimanere sul territorio nazionale, punto.